E questa è un'emergenza, quella legata alla partecipazione, su cui con associazioni più virtuose, ma anche a Cavallo, appunto, stiamo lavorando molto per ricostruire invece spazi di partecipazione, di protagonismo aperti alla cittadinanza. L'altra emergenza che abbiamo, che è tanto importante, è quella legata alla sostenibilità ambientale. E ogni anno c'è un rapporto interessantissimo che si chiama Overshot Day, ogni anno ci dice quanto stiamo consumando il nostro pianeta. E noi stiamo consumando ogni anno più di un terzo all'incirca di quanto il pianeta stesso riesce a rigenerare in termini di materie prime, energia, acqua. E quindi se andiamo avanti con questo livello di consumi, con questo livello di spreco soprattutto di energie e di materie, non avremo due pianeti per prendere tutte quelle materie prime che sprechiamo ogni giorno e non avremo due pianeti per ospitare tutti i rifiuti che noi produciamo ogni giorno con una follia eccezionale, dove in Italia, appunto, in una scarsità di materie prime sempre crescente, sprechiamo circa due terzi dei rifiuti mandandoli delle discariche invece che riciclandoli, ritornandoli, facendo ritornare a materia prima. C'è un libro interessantissimo fra i tanti che continuamente escono su queste tematiche, non a caso si chiama, il titolo è Prepariamoci, scritto da Luca Mercalli, un meteorologo che spesso vediamo nelle TV nazionali, che ogni sempre, come me e Marco, l'associazione Comuni Virtuosi, fa divulgazione in tutta Italia dell'importanza di queste tematiche. Il titolo Prepariamoci è proprio destinato alla denuncia di quanto poco pianeta abbiamo se portiamo avanti uno spreco come quello che stiamo portando avanti. E quindi occorre costruire su entrambi i fronti, quello dell'emergenza partecipativa ma anche quello dell'emergenza ambientale, vie di uscita, quindi costruzione di alternative che dalle comunità guardano a livello nazionale e non solo. Un po' dalla brutta politica è nata anche la nostra esperienza, perché a Cavallari, diciamo, fino al 2003 era venuto alle cronache nazionali perché il sindaco Scente, ricandidandosi, era andato agli arresti domiciliari perché era stata provata il passaggio di una tangente per vari motivi. E quindi, diciamo, lì è stato un clamore, diciamo, perché dalla brutta politica abbiamo invece sfruttato per costruire la diversità, se cui si cambia, che avevamo annunciato ai nostri elettori la nostra campagna elettorale, che poi abbiamo portato avanti dal 2004 fino ad oggi, dove c'è il secondo mandato che fino al 2014 governerà la nostra esperienza amministrativa, e che se queste due emergenze, quella ambientale e quella partecipativa, ha cercato di fare il massimo. Faccio due parole veloci appunto su questi due versanti, quello che stiamo facendo, quindi partendo da quella partecipativa, dove abbiamo avviato tantissimi progetti, sicuramente quello più completo che si chiama bilancio partecipativo, che è arrivato al secondo anno di vita e che, prendendo lo spunto da esperienze bellissime nate a Porto Alegre nel Brasile di più di 10 anni fa, ha cercato di destinare quote del proprio bilancio comunale a opere che non avevamo deciso noi come amministrazione, ma che appunto decide la comunità. Anche qui le forme partecipative sono tante, sono diverse scuole di pensiero, diversi sistemi sperimentati in tanti comuni. Come diceva Marco, non esiste la verità, esistono tante esperienze di cui ci copiamo a vicenda, da cui impariamo tutti nella condivisione appunto delle progettualità. Il bilancio partecipativo, qui ho portato giusto alcune foto, alcune immagini, è proprio l'idea di destinare attraverso anche gli strumenti legislativi che in Toscana sono maturati in questi anni, dove è proprio stata approvata una legge specifica sulla partecipazione, quindi destinare delle quote del bilancio comunale degli investimenti a opere decise dalla cittadinanza. Come decise dalla cittadinanza? Attraverso un percorso che mette assieme bilancio partecipato e bilancio partecipativo, che sono due parole simili ma ben diverse, perché il bilancio partecipato è quello che rende partecipi cittadini delle decisioni dell'amministrazione comunale, quindi attraverso la rendicontazione del bilancio sociale, che è una cosa importante per, diciamo, rendicontare come si è utilizzato le risorse di tutti, ma il passo successivo è appunto quello di rendere il partecipato partecipativo, cioè dare degli strumenti operativi ai cittadini perché loro stessi possono decidere come indirizzare materialmente la spesa pubblica. Quindi in questa slide si riassume tutto il nostro percorso. Dicevo, ci sono diverse scuole di pensiero sul bilancio partecipativo, sono esperienze come quelle di Porto Alegre, che è nata sul metodo assembleare, cioè incontri come questi aperti a tutta la cittadinanza, dove i cittadini, eleggendo dei loro rappresentanti, indirizzano appunto la scelta comunale sugli investimenti.
è un, ha diversi vantaggi questo sistema perché è aperto a tutti, ha degli svantaggi perché diciamo, spesso le assemblee partecipano persone che sono già sensibili, già in qualche modo vicine agli ambiti di partecipazione politica. Noi quindi abbiamo scelto un sistema un po' diverso, con anche questi vantaggi e svantaggi, ma che è quello delle stazioni a sorte. Quindi sono state sorteggiate 80 persone, non a caso ma rappresentative del campione comunale, e queste 80 persone hanno fatto un doppio percorso, uno sul bilancio sociale, quindi rendicontando loro come nell'anno precedente avevano utilizzato le risorse dell'ente, e queste 80 persone hanno fatto delle idee progettuali che nei loro territori, secondo loro, avevano necessità di essere sviluppate. E in totale avevamo destinato 400.000 euro a questo percorso, quindi divisi in quattro gruppi di lavoro, avevano 100.000 euro a zona, al gruppo di lavoro, e dovevano decidere quali bozze progettuali elaborare e proporre a tutta la cittadinanza, perché poi è tutta la cittadinanza, con le elezioni aperte a tutti, che avrebbe deciso quale effettivamente realizzare. E quindi è stato molto bello perché la signora Iola, di 85 anni, per fare un esempio fra tanti, a un'assemblea non sarebbe mai venuta, perché magari non si sarebbe sentita di partecipare in prima persona, ma telefonandogli a casa si è sentita protagonista, messa in discussione, e quindi non si è persa un incontro di tutti quelli che sono stati realizzati. Ma anche giovani, magari che all'assemblea difficilmente avrebbero partecipato, in questo modo sono stati invece coinvolti e hanno dato un contributo sicuramente importante. Da lì è nata tutta la campagna elettorale, che si è sviluppata non sulle singole persone, ma sulle idee progettuali che ognuno aveva elaborato, e quindi cercare di convincere il resto della popolazione alla necessità effettiva di una comunità di avere quel progetto piuttosto che un altro. Di lì appunto questa campagna elettorale sui progetti si è sviluppata, e il mondo che ha vinto questa prima annualità è stato quello scolastico, perché in tutte le quattro zone, quindi per l'intero i 400.000 euro sono andati a progetti dove il mondo scolastico ha riuscito a canalizzare il maggior numero di voti, quindi con la realizzazione di parchi gioco negli spazi verdi scolastici, con la situazione informatica delle aule didattiche, tutta una serie di percorsi e progetti. Quindi ora in questo momento stiamo per avviare i cantieri per fare progetti che a dicembre sono stati votati. Ora stiamo riprendendo il percorso nuovo, quindi con le stazioni di 80 nuovi cittadini che ricominceranno da capo e quindi riprenderanno l'avvio di questo percorso. Quindi dal sorteggio ho portato giusto qualche foto perché appunto i gruppi di lavoro hanno lavorato e il bellissimo clima che si è creato ha generato socialità per queste 80 persone che non hanno condiviso solo l'esperienza su come spendere 400.000 euro, ma hanno condiviso uno spazio che era politico, in cui si sentivano protagonisti e che si sentivano, al di là degli schieramenti politici, delle idee, si sentivano di condividere un percorso importante che li rendeva davvero soggetto decisore di come poi destinare questa spesa. Sono stati poi fatti incontri con i tecnici comunali che hanno quindi trasformato le idee progettuali in progetti veri e propri che poi sono stati elaborati e decisi appunto da tutti i cittadini, e ora li stiamo aperti anche. Questo diciamo è stato un'esperienza senz'altro positiva, tant'è che in giunta per il nuovo anno ho conquistato 100.000 euro in più, quindi quest'anno invece di 400 saranno 500.000 euro. E il percorso riparte appunto da zero, coinvolgendo altre 80 persone. La votazione, però, la scelta effettiva, come dicevo, su quale progetto effettuare, realizzare, è stata una decisione aperta a tutti, quindi con un seggio aperto in comune per una settimana, dove si poteva venire a votare, dove tutti potevano votare, compresi i ragazzi dai 16 ai 18 anni, compresi gli immigrati che vivono, lavorano a Capandre e che non hanno ancora il diritto di voto, ma hanno diritto a scegliere come orientare la spesa comunale. E questo, anche questo contribuisce sicuramente a creare socialità e a costruire appunto una politica che ricostruisce un percorso di condivisione effettiva con la cittadinanza delle scelte e quindi anche nel senso stesso del vivere in comunità. E questa è l'emergenza partecipativa su cui stiamo lavorando con tanti altri progetti, ma non voglio dilungarmi troppo. L'altro fronte, l'altra emergenza su cui stiamo lavorando, quella appunto ambientale, qui sono tanti progetti legati all'energia, all'acqua, al risparmio del suolo e tante altre progettualità, magari appunto con la particolarità di aver costruito sui rifiuti, diciamo, un'esperienza un po' più significativa, perché nel 2007
a fronte di progetti di porta a porta che ci stavano portando progressivamente dal 30 all'80 e oltre per cento di raccolta differenziata, poi resa definitiva su tutto l'intero territorio comunale nel 2010, ma nel 2007, vedendo che questo trend stava andando molto bene, abbiamo deciso di lanciare una sfida diversa, cioè quella di comprendere che la raccolta differenziata era sicuramente necessaria, importante, indispensabile per rispettare i limiti normativi imposti dall'Unione Europea, dalla legge italiana, ma anche e soprattutto per costruire sostenibilità, ma non era il tutto la raccolta differenziata, perché non poteva, diciamo così, mettere assieme tutte quelle invece necessità di sostenibilità che abbiamo, perché la sfida che invece volevamo lanciare è quella di ridurre la produzione di rifiuti, appunto aderendo alla strategia internazionale verso i rifiuti zero, che mira qui al 2020 a eliminare l'intera produzione di rifiuti indifferenziati. Ci hanno detto però degli idealisti, degli utopisti, come se idealità e utopia ormai ci fossimo abituati a vivere con concetti diversi rispetto alla politica, invece no, è proprio quello che dobbiamo ricostruire nella politica. Li stiamo raggiungendo piano piano questi obiettivi, tant'è che appunto la produzione del rifiuto è diminuita del 25% complessivamente, siamo passati dal 35% all'82% del raccolto differenziato sull'intero territorio comunale, stiamo raggiungendo il 90+% di raccolta differenziata nelle frazioni coinvolte dalla sperimentazione sulla tariffa puntuale che entro fine anno anche questa estenderemo a tutto l'intero territorio comunale. Per fortuna, diciamo, questi obiettivi, queste strategie li stiamo coinvolgendo, li stiamo condividendo sempre più con tante e tante amministrazioni, tant'è che appunto sono 75 comuni in Italia che ad oggi hanno aderito alla strategia internazionale rifiuti zero. Tra l'altro, diciamo, tra i tanti incontri e percorsi, uno era stato anche proprio da una visita con il comune di San Zandito, qui l'assessore, con cui appunto abbiamo condiviso queste riflessioni. E il modello, diciamo, quello che abbiamo adottato è stato quello di una raccolta porta a porta che ci ha permesso di dotare ogni famiglia di questi bidoncini, di questi cassonetti che hanno completamente sostituito la raccolta stradale filostrada e che ci hanno appunto permesso di incrementare la qualità differenziata, di costruire 50 posti di lavoro, di risparmiare notevoli quantità di risorse che appunto compensano queste maggiori spese che noi abbiamo nell'organizzazione della raccolta. Questa invece è la sperimentazione che stiamo facendo sulla tariffa puntuale, cioè dotando tutti i sacchetti dell'indifferenziato di un RFID particolare che funziona con un microchip, una filigrana che dà i dati, che contiene i dati di ogni singola utenza. Quindi la tariffa varierà dall'anno prossimo anche in funzione di quante volte quest'anno i cittadini campani hanno esposto il loro sacchetto dell'indifferenziato come uno, diciamo, dei criteri per la determinazione della tariffa. E raccolta differenziata appunto senz'altro importante, ma altrettanto importante è la riduzione dei rifiuti, ecco qui tantissime progettualità per ridurre la quantità di rifiuti dai toner riciclabili e rigenerati negli edifici comunali, all'incentivo alle famiglie per compostaggio domestico, all'eliminazione, qui mi permetto, diciamo, una piccola ripresa, ecco, sì, anche a queste bottiglie che non dobbiamo utilizzare, dobbiamo anzi boicottare al 100%, perché l'acqua è un bene fondamentale, non mercificabile, abbiamo eliminato tutto il consumo di acqua minerale e tutte le mezze scolastiche comunali per valorizzare l'acqua come bene comune, per ridurre la quantità di rifiuti, e abbiamo fatto un accordo con il gestore del servizio idrico che pubblica all'interno della bacheca scolastica le analisi dell'acqua del rubinetto, che una volta al mese viene effettuata direttamente al rubinetto, in cui possiamo vedere che l'acqua del rubinetto è migliore di quella acquistata al supermercato, più sicura, più garantita, fa meno chilometri e non produce rifiuti. Allo stesso tempo una via dell'acqua, che è un progetto che valorizza le fonti sorgive sul territorio, spinge i cittadini a approvvigionarsi anche in questo modo, sempre per contrastare l'uso delle acque minerali. Lo stesso progetto sul latte alla spina, sui detersivi alla spina, ci hanno permesso di ridurre notevolmente anche nelle attività commerciali la produzione di rifiuti, così come un progetto sui pannelli lavabili che nelle farmacie comunali vendiamo e che stiamo potenziando con un ulteriore progetto che vede la collaborazione con una cooperativa sociale che per la prima volta in Italia, a Bologna, ha prodotto dei pannolini e li fornisce in servizio quotidiano, lavati e puliti a tutti gli asili nido, quindi
con la stessa comunità dell'usaggetta, con la stessa economicità dell'usaggetta, anzi maggiore economicità, e proprio una riduzione enorme di rifiuti e la creazione di ulteriori posti di lavoro. La creazione anche questa utile sia a creare comunità che a ridurre i rifiuti, di iniziative che si chiamano soffitte in piazza, dove i cittadini appunto rivivono la piazza come uno spazio di incontro e di socializzazione per ridurre i rifiuti e scambiarsi ciò che magari è ancora in buono stato ma non serve più e quindi invece buttarlo via viene regalato o venduto. Lo stesso la campagna che l'Associazione Comuni Virtuosi portiamo avanti in tutta Italia porta alla scorta per ridurre al massimo l'uso dei sacchetti usa e getta nelle attività commerciali. E proprio nell'attività commerciale alcuni ragazzi di Capantori hanno investito per dimostrare che è possibile fare un commercio che aiuta l'ambiente e aiuta i produttori locali. Questa attività commerciale in contrapposizione a una vicina Esselunga si chiama Fecorta e vende solo prodotti di filiera corta, Fecorta sta per filiera corta, fatta in largo di 70 km intorno a Capantori, tutti rigorosamente senza imballaggio. E lo stesso nelle isole ecologiche abbiamo realizzato degli spazi dove prima di entrare nelle isole ecologiche i materiali, perché poi quando sono entrati diventano rifiuto legalmente, sono intercettati dalla Caritas con cui collaboriamo per poi utilizzare questi materiali a fini sociali regalandoli a chi ne ha bisogno. In questo modo intercettiamo notevoli quantità di rifiuti e facciamo un vantaggio sociale appunto a chi ne ha bisogno sul territorio. Anche tante iniziative sono simpatiche per quanto aiutano a comunicare la sostenibilità, queste sono chewing gum biodegradabili che noi vendiamo nelle farmacie comunali e che appunto riducono i rifiuti perché non vanno nell'indifferenziato ma vanno nell'organico, se finiscono per terra non sono lì a inquinare per decenni ma si sciolgono nell'arco di un paio di settimane e non sono fatte col petrolio ma da gomma naturale estratta dagli alberi delle foreste messicane che e cooperative sociali mantengono e combattono l'abbattimento. Queste sono invece macchinari che nelle mezze comunali ci permettono di evitare la produzione di rifiuto perché tutti gli scarti organici non sono conferiti all'azienda dei rifiuti ma ce li autosmaltiamo in questo macchinario che tratta rifiuti e in poche settimane produce un altro compost che noi riutilizziamo nei vasi e nei giardini dell'ente. Una volta ogni 2-3 mesi ci piace fare una cosa forse poco gradevole, ma per noi molto utile, che è quella di andare nel centro di stoccaggio dove passa quel 10% che rimane indifferenziato. Per studiarlo, per capire cos'è, per sconfiggere il nemico e studiarlo diciamo, adeguatamente. E in questo 10% troviamo tre tipologie di materiali. Il primo è materiali ancora riciclabili, quindi un po' di organico, un po' di plastica, e questa cosa scompare definitivamente con la tariffa. Un po' di cose sono riciclabili o riparabili, quindi anche queste cose cercano di intercettarle con centri di uso. La terza tipologia, quella che si vede nella foto, la più antipatica, che noi consideriamo errori di progettazione, sono materiali messi sul mercato sapendo fin dall'inizio che non saranno riciclabili. Questo è il caso delle capsule del caffè, usa gente della pazza, per fare un nome, ma anche altri ce ne sono, quindi anche di fronte a questo non siamo tutti aperti, abbiamo scritto la lettera aperta alla pazza e lì è partito un gruppo di lavoro per studiare e forse attuare entro fine anno delle sperimentazioni sulle alternative. Questo invece è un viaggio che organizziamo una volta all'anno su un impianto diverso, portando gratuitamente i cittadini che sono interessati a visitare un impianto diverso di riciclaggio per far toccare con mano il risultato del lavoro che in ogni casa si fa ogni giorno e quindi anche dare la certezza che tutto quello ciò che viene effettivamente separato va a riciclaggio. Termino con un'altra immagine, forse poco attinente alla sostenibilità, insomma l'immagine di un inceneritore, perché particolare? Perché questo inceneritore è quello che, tra l'altro non molto lontano da qui, in Versilia, è presente a Pietrasanta, e questo inceneritore ha una storia particolare, perché due anni fa, per un anno, è stato chiuso dalla magistratura perché aveva accertato una manomissione delle centrali degli inquinanti da parte dell'azienda Veolia, multinazionale che lo gestiva, per massimizzare i profitti. E questo succede quando appunto diamo il controllo e la gestione di nodi cruciali come l'acqua, i beni comuni, a gestione a privati senza adeguati controlli. L'ARPAT non se ne accorta, se ne accorta la magistratura a seguito delle denunce di alcuni cittadini. E dopo il dissequestro di questo impianto, nel frattempo, 10 comuni della provincia di Lucca hanno aderito alla strategia rifiuti zero. E anche la provincia di Lucca ha aderito come prima provincia in Italia alla strategia rifiuti zero e dunque conseguentemente a questa decisione politica ha deciso di non rinnovare l'autorizzazione a questi impianti di smaltimento ma di avviare anzi la conversione
di quell'impianto, da impianto che tratta l'indifferenziato per smaltirlo bruciandolo, a impianto che tratta ancora quel 40% che in provincia di Lucca c'è di indifferenziato, ma per finalizzarlo all'ulteriore riciclo, quindi con una tecnologia impiantistica che tra l'altro abbiamo visitato in alcune esperienze presenti vicino a Rovigo, che tratta quel materiale per farne pancali, per farne il materiale immesso sul commercio, per fare quelle, quei materiali che vanno a bordo piscina, ad esempio, che sembrano appunto legno, ma in realtà sono materiali più resistenti, fatti di questi, anche di questi materiali. Ecco, quindi quello che fino a poco fa ci dicevano ormai essere una certezza, perché c'era bisogno degli generatori, c'era bisogno degli discariche per smaltire enormi quantità di rifiuto che noi produciamo e che dobbiamo in tutti i modi smaltire, e quindi è impossibile pensare a logiche diverse dalla necessità di questi impianti. È utopia pensare a raggiungere i rifiuti zero? No, queste idee non sono più utopie, anzi sono realtà che si sta concretizzando in decine di comuni in tutta Italia, in cui stiamo costruendo vantaggi economici, ecologici, occupazionali, sociali e politici per le comunità che li stanno condividendo, e laddove quasi ovunque stanno costruendo grandi esempi di buona politica, lo stanno facendo non perché appunto c'è solo un comune che ha deciso di andare in quella direzione, ma perché su quel percorso si stanno costruendo enormi sinergie fra realtà istituzionali, realtà di movimenti, realtà di associazioni che su questi temi stanno lavorando e stanno condividendo sempre più questa inevitabile necessità per costruire partecipazione. Oggi, qui concludo, possiamo dire che è vero che utopia, che rifiuti zero non è utopia, ma possiamo dire l'inverso, cioè che è utopia pensare a percorsi senza rifiuti zero, perché la matematica ce lo dimostra, non abbiamo all'infinito quelle materie prime da sprecare come facciamo oggi, sempre più diciamo, tristemente in discariche non ce ne sono, ma l'unica vera alternativa è pensare a un chiudere il ciclo, ritornare a riparare da cicli naturali e pensare a una visione circolare della materia che dopo lo scarto ritorna nelle fasi produttive senza produrre enormi impatti ambientali come invece quelli che oggi stiamo producendo.